L'islandese Ottar Magnus Carlsson ha preso tempo per quanto riguarda appunto l'offerta del Pescara, la punta di proprietà del Venezia. Lo scorso anno 10 gol con la Vispesaro, non ha ancora deciso. L'accordo tra i due club è totale, ancora qualche riserva da sciogliere, probabilmente di natura ambientale, da parte del 27enne attaccante a cui Dell'Icarri ha offerto un contratto triennale. Sempre col Venezia, il Pescara sta cercando di trovare un incastro per la cessione di Plizzari, che il club biancazzurro ha proposto alla società lagunare. Il sodalizio veneto apprezza le qualità del portiere, ma la prima scelta è Stankovic dell'Inter. Lo scorso anno 37 presenze in B con la maglia della Sampdoria. Di certo Plizzari sarà ceduto, ma non tornerà al Milan. La seconda squadra, il Milan Futuro, inserito nel girone B, lo stesso del Pescara, punterà infatti sul 19enne francese ex primavera Noah Raveir. Saluterà Pescara lo stesso Merola, che nel frattempo si sta curando una fastidiosa pubalgia. Probabile che l'attaccante napoletano si aggreghi al gruppo subito dopo il ritiro di Palena. In difesa, ceduto Di Pasquale a Crotone, manca solo l'annuncio per l'ingaggio di Andrea Accardi, ultima stagione in C nella Virtus Francavilla, non ancora 29enne calciatore siciliano che è stato già alle dipendenze di Baldini nel Palermo quando vinse il campionato, andò in Serie B nel 2022, una sorta di jolly, difensore duttile, può essere utilizzato sia da terzino che da centrale difensivo. Quasi fatta per l'esterno a Curzio Bentivegna, che sta risolvendo la sua buona uscita con la Juve Stabia, e subito dopo l'ex carrarese firmerà un biennale per complessivi 130.000 euro.